tra le poche manifestazioni che non cambiano ma che sono una garanzia in Toscana, c'è la festa dell'uva dell'Impruneta. Che cosa ci riserverà, tra virgolette, questa edizione? Ma sa, quello non sono in grado di poterglielo dire perché ogni rione che ha iniziato i lavori da pochi giorni si tengono stretti le loro idee e questo si potrà scoprire ormai gli ultimi giorni prima di questo evento, quindi non sono in grado di dirle niente in merito. Però sicuramente grosse sorprese, perché ogni rione Certamente. per vincere deve sbalordire. Indubbiamente, non so se lei ha visto le ultime edizioni, ormai è diventato un grandissimo show dove ogni rione riesce a fare cose impensate. E coinvolge questa grande piazza con grandi carri, con grandi strutture, ormai è diventato quasi un'opera teatrale, per cui certamente sono convinto. I nostri video dell'edizione dell'anno scorso sono stati visti da più di 5.000 persone. Ecco, che ricordiamo l'appuntamento dell'edizione di quest'anno, gli orari e il giorno. Orari comincia il 27 di settembre. E il tutto inizia alle ore 15, dalle 15 alle 19:30. Presidente, da 4 mesi, qual è l'impegno che l'aspetta? Ma senta, l'impegno, almeno quello che mi sto proponendo io, è quello di fare crescere questa storia. È la più antica festa che esiste in Italia, ormai ha 89 anni, è nata nel 26. E devo dire che negli anni 50-60 aveva veramente avuto dei grandissimi successi quasi internazionali e in questi ultimi anni questa cosa si è un po' persa, si è un pochino chiusa in se stessa, è una festa quasi fatta solo per gli imprunetini e tutto questo invece è un grosso danno. E il mio compito, o almeno il mio impegno, sarà quello di fare crescere questa storia e riportarla ai vecchi albori, cioè avere una festa più internazionale. Sindaco, queste ultime edizioni si sono contraddistinte da un accanito e acceso dibattito nei confronti del Comune, però il Comune si impegna per la festa dell'uva e anche l'edizione 2015 vi vede protagonisti. Il comune c'è e non potrà che esserci sempre. Ci sono state, come sempre accade, delle polemiche, ma come appunto anche stamani la presenza mia del vice sindaco e del comune accanto all'ente Festa dell'Uva ci sarà e sempre ci dovrà essere, come dicevo. Delle polemiche ci sono state non, e ci saranno sicuramente, non sarebbe la Festa dell'Uva senza le polemiche. Seconda festa per lei da sindaco, questa edizione 2015, che impegno vedrà e con quali prospettive future per la stessa festa? Allora, sarebbe la terza, purtroppo il primo anno, e questa è una propedeutica dei nuovi sindaci, a quanto pare piove anche da quest'anno col cambio del regolamento, nel caso di pioggia la sfilata verrà rimandata alla domenica successiva. Anche questa è una novità del regolamento che parte da quest'anno. La prospettiva, a partire già da stamani con una conferenza stampa fatta qui a Firenze, alle Giubbe Rosse, alla presenza di tutti i giornalisti, è proprio per far sì che la Festa dell'Uva sia conosciuta da chi ancora non la conosce e che abbia in qualche modo un risalto ancora maggiore per chi già la conosce.